è un concerto messaggio, soprattutto un messaggio che vuole essere cantato, ma che vuole in realtà essere anche un grido, un basta, con tante A finali, forte. Sono troppi anni che questo argomento è probabilmente uno degli argomenti più che riempiono le pagine quotidiane. E se pensate che solamente nel 2022 praticamente ogni 4 giorni c'è una donna che denuncia la violenza o purtroppo in realtà qualcun altro ne denuncia la morte, quindi è una cosa veramente molto grave. E quando sono stata invitata 2 anni fa mi sono subito concentrata su cosa potevo fare sul palco per poter lasciare un segno, perché penso che ognuna di noi viene con la nostra voce e con le nostre idee che sono spesso scritte nelle canzoni e a volte in alcune occasioni si possono secondo me anche manifestare visualmente nei concerti. Io ho cercato da subito di fare in modo che ci fossero al mio fianco degli amici di vari campi, la danza, stasera vedrete c'è un contributo firmato di Roberto Bolle, la televisione, la radio, un po' tante cose, sto parlando di Alessandro Cattelan che ha fatto una cosa molto carina, infine il cinema con Luca Argentero che leggerà un brano di Shakespeare, ma ci sono tanti artisti di tante generazioni, di più o meno popolari, ci sono tantissimi ragazzi ballerini di varie scuole presi da tante città che faranno insieme a me l'esibizione di Scatola e anche un pezzo di Simili. Ci sono 2 attrici che interpretano una parte che anticipa la canzone Io sì. Io sì era la canzone che era nel film di Sofia Loren, si chiama La vita davanti a sé, e questa canzone ha un testo che secondo me è molto significativo pensando al tema che stiamo per affrontare. Lo volevo rendere anche un po' cinematografico, per questo motivo vedrete che è introdotto da 2 testimonianze di 2 donne, in realtà in questo caso sono 2 attrici, che leggono quello che abbiamo studiato in realtà, cercando molto sul web o addirittura chiamando dei centri come il CADMI, che ci è stato molto vicino nella ricerca proprio della scrittura di questo progetto artistico che ho fatto insieme a Luca Tomassini. Il concerto, sentirete, si aprirà con una telefonata, che anche questa è una riproduzione di una telefonata vera, una telefonata che viene fatta alla polizia di una donna che chiede aiuto. E diciamo che tutti questi momenti di contributi video che vedrete sono come se fossero una domanda e spero che la risposta si possa ascoltare nella canzone che arriva subito dopo il messaggio che è stato registrato. È come se ci fosse sempre il desiderio di dare speranza e anche forza in alcuni casi, perché ho scelto delle canzoni che alcune sono un po' incazzate, altre sono desiderose di non stare fermi, di avere coraggio e di avere una reazione, mentre altre ancora sono canzoni che parlano proprio di speranza, nella volontà di noi persone, di noi esseri umani c'è la speranza nel momento in cui vuoi prenderti in mano il coraggio di andare avanti. Ci tenevo moltissimo che questo momento fosse veramente dedicato, non è che lo rifarò in altre cose, proprio è studiato proprio per questa giornata. Mi ha impegnato molto
e mi ha fatto anche scoprire tantissime cose che forse avevo già letto ma che mi erano passate di mente e che stasera voglio ripetere sul palco anche visualmente. La parola unione è venuta fuori tante volte in questa giornata, immagino, ma in questo periodo di guerra, tutto quello che stiamo vivendo, la parola unità, unione è molto utilizzata. Vederla, sentirla nella pelle, perché mentre la guardi e la senti con le orecchie, tu la senti anche con il sangue, le ossa, proprio i muscoli del tuo corpo, è una cosa sconvolgente. Io non sono in tour, quindi per me è il ritorno davanti al pubblico e il ritorno sul palco con i miei musicisti e con le mie colleghe. È una cosa molto forte, molto emozionante. E vederle lì che ci guardiamo tutte come vai te, ti aiuto io, è molto raro. Ed è una cosa che speriamo la nuova generazione possa vedere da noi. È importante che questi tipi di empatie sinceri vengano recepiti soprattutto dai più giovani e speriamo che lo possano sentire. E questo gesto dovremmo saperlo tutti, come sappiamo che dobbiamo metterci le cinture, il casco, dobbiamo fare questo, dobbiamo sapere riconoscere qualcuno che in una macchina di lato ferma al semaforo ci fa così, lì dentro c'è qualcuno che ha bisogno. Se anche riusciamo a sensibilizzare una, magari 100, magari 100.000, no, perché spero che non ci sia un numero così grande, ma donne che hanno paura a denunciare, noi avremmo già vinto questa sera e quindi spero tantissimo che sia così. Secondo me è bello che ci siano degli eventi che rimangono tali. Adesso io quando ero più piccola facevo delle interviste così con voi, alcuni di voi mi hanno raccontato quando sono venuti i Beatles in Italia, quando sono venuti i Rolling Stones, cioè ci sono delle cose che purtroppo non sono state documentate, che da una parte è un peccato, ma a me me la racconta lui, ognuno dal suo punto di vista. Questo è, lo so, ma se è tutto social, alla fine, infatti stiamo diventando dei robot, cioè mia figlia mi parla solo di Roblox. Invece vieni a vedere un attimo il concerto, che dentro Roblox sarà bellissimo, ma dal vivo è un'altra cosa, perché questi peli che c'hai qui si alzano solo qua.